Anche la città di Alcamo entra a far parte dal circuito delle vie dei tesori. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nell'auditorium del Collegio dei Gesuiti qui nel centro storico alcamese. Un itinerario per consentire di valorizzare adeguatamente il patrimonio del territorio. Abbiamo qui con noi Marcello Barbaro, che salutiamo, assieme all'assessore alla cultura del comune di Alcamo, Donatella Bonanno. Prima di parlarne con Marcello Barbaro, allora, assessore Bonanno, dunque, una breve introduzione di questo evento. Siamo veramente felici che Alcamo possa partecipare al circuito delle vie dei tesori. Oggi abbiamo la conferenza stampa con la presentazione dei siti che saranno appunto oggetto delle visite. Questa manifestazione, questo festival è ormai notissimo in Sicilia e sarà sicuramente un momento in cui Alcamo potrà farsi conoscere, ecco, anche a livello turistico, potrà valorizzare le sue bellezze paesaggistiche e il suo patrimonio anche monumentale. Quindi sicuramente una buona occasione per la nostra città. Allora, e quali saranno i luoghi che si potranno visitare più precisamente? Allora, sicuramente un fiore all'occhiello sarà il castello di Calatubo, che è quello visibile dall'autostrada, che tutti vediamo dall'autostrada, che è un maniero antico, medievale, sarà possibile visitarlo in questi fine settimana. Poi il castello dei Conti di Modica, con la visita anche ai Merli, che sarà possibile effettuare. E poi vai altri monumenti come la Torre dei Ballis, la Chiesa Madre con le sue ricchezze, il Museo degli Strumenti Musicali intitolato a Fausto Cannone, che stiamo per aprire proprio in occasione delle Vie dei Tesori, il Museo della Chiesa Madre, e anche ci saranno degli itinerari di trekking archeologico sia in città che in montagna, quindi un'offerta molto varia, devo dire. Bene, dunque Marcello Barbaro, chi è Marcello Barbaro intanto? Vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, che da 16 anni si occupa di promuovere il patrimonio artistico, architettonico e il patrimonio culturale della Sicilia. Partendo da Palermo, si è ormai diffuso in tutte le regioni e oggi siamo molto molto contenti e molto onorati di poter aggiungere alla nostra rete anche Alcamo. Alcamo che ha delle grandissime potenzialità e che deve un po' scrollarsi di dosso magari una nomea che non la fa città turistica, ma in realtà ha bellezze tali che può diventare una città attrattiva dal punto di vista turistico. Ma mi preme sottolineare che noi iniziamo il nostro percorso è quello intanto di cittadinanza. Noi ambiamo, vogliamo e speriamo che la cittadinanza tutta si riappropri delle proprie bellezze e quindi della propria città, perché in questo caso si amerà di più la propria città e la si curerà meglio. Quindi noi puntiamo a creare anche comunità, un senso di comunità che già ad Alcamo è forte, ma che noi aiuteremo a crescere. Ecco, in qualche modo mi piace dire che Via dei Tesori è un lievito per far crescere ciò che c'è nel territorio, e ad Alcamo c'è molto. Hai detto bene, Marcello Barbaro, tu che sei un collega, giornalista e che conosci bene il territorio siciliano, e quindi anche Alcamo si aggiunge come nuovo tassello a questa iniziativa, che non è un'iniziativa certamente nuova. E in che modo si sviluppa sul piano pratico? Ci saranno delle visite a pagamento? Come funziona esattamente? Sì, la formula è la stessa che adottiamo ormai da 16 anni in tutta la Sicilia, a partire da Palermo, dove ormai è diventata una festa cittadina molto importante. Per 3 weekend qui ad Alcamo i siti che saranno aperti saranno visitabili grazie a un coupon che è acquistabile online, ma anche sui luoghi, e che ha un costo per visita guidata veramente minimo, perché 1,80 euro è poco più che un biglietto, anzi è meno che un biglietto, è un modo simbolico per dare un contributo alla manifestazione e all'iniziativa. Quindi in qualche modo mi permetto di dire che realizziamo anche il sogno degli amministratori, che è quello di avere una card turistica. Con quella card tu puoi girare tutti i luoghi aperti in quei giorni ed entrare senza occuparti di chi è la titolarità del luogo, gli orari d'apertura, perché sono per lo più unici. E quindi crediamo anche di fare da questo punto di vista un'attività interessante per la crescita da questo punto di vista. È possibile anche quantificare statisticamente l'impatto che negli anni ha avuto questa iniziativa?
Guarda, il dato ci viene da un osservatorio, l'OTIE, che è un braccio dell'Università di Palermo che ci studia da anni e che lo scorso anno ha valutato che Vie dei Tesori ha avuto una ricaduta economica su tutta la Sicilia di oltre 5 milioni di euro. Voglio precisare, non sono soldi che abbiamo incassato noi, ma è la ricaduta economica, quindi la gente che esce da casa, che va al bar, che va al ristorante, prende il treno, la macchina, e questo crea grande movimento. E noi siamo anche in condizione, alla fine lo valuteremo anche su Alcamo, di dire che impatto avrà avuto pure su Alcamo. Dunque, i proventi saranno utilizzati ovviamente per dare manforte a quella che è la vostra attività, suppongo, di valorizzazione, di organizzazione, ecco come avviene l'utilizzo delle risorse. Intanto vorrei specificare che tutto ciò che viene incassato è sotto forma di donazione, quindi peraltro anche scaricabile dalle tasse se uno volesse, ma le cifre sono così modeste che insomma... ripeto, 1,80 euro a visita guidata è una cosa che non si trova da nessuna parte del mondo. Dopodiché noi abbiamo una macchina complessa che lavora tutto l'anno e che dobbiamo far camminare, quindi abbiamo poi i ragazzi che operano qui sul territorio, quindi c'è anche un ritorno sul territorio stesso e poi facciamo anche delle attività di restauro, di recupero di beni che vengono scelti normalmente con qualche contest che va sulla nostra pagina Facebook. È coinvolto in questo progetto anche il mondo della scuola. Giuseppe Allegro, dirigente dell'Istituto Ferro di Alcamo, ce ne può parlare? In che modo gli studenti e anche voi, personale scolastico, docenti, dirigente scolastico, ovviamente siete coinvolti? Sì, siamo coinvolti perché è una bella occasione ed è certamente un'occasione di spessore culturale che va certamente presa sul serio in considerazione anche dal punto di vista della progettualità della scuola, per cui col Comune stiamo siglando una convenzione che permetterà ai nostri studenti, una classe in particolare, di partecipare a queste esperienze delle Vie del Tesoro nell'ambito di un progetto di PCTO, cioè di alternanza scuola-lavoro, quindi mi sembra, diciamo, una buona occasione anche per fare esperienza di alternanza scuola-lavoro.